Italia Viva fa un'opposizione aggressiva e maleducata nell'immediata vigilia del Consiglio dei Ministri in cui sarà discussa la riforma del processo penale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sbotta contro i renziani che minacciano di disertare la riunione. Sarebbe un'assenza ingiustificata, dice Conte, che respinge le richieste di Italia Viva come inaccettabili ricatti. Il segretario del PD Nicola Zingaretti sostiene il richiamo alla serietà di Conte e mette in chiaro che se cadesse questo governo non ce ne sarebbe un altro, sarebbe la fine della legislatura, dice. Un messaggio a chi spera in un altro esecutivo dopo quello guidato dal professore. Con la frenata del PIL nel quarto trimestre del 2019, la ripresa si allontana. Sulla crescita pesa anche l'impatto del coronavirus sull'economia. La Corte dei Conti, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, sferza il governo e chiede un'accelerazione sugli investimenti. Per il presidente Angelo Buscema è l'unico modo per centrare gli obiettivi di crescita. Conte e Gualtieri, però, ha sottolineato il presidente dei magistrati contabili, dovranno anche tenere sotto controllo il bilancio, perché i margini per ridurre il debito sono sempre più stretti. Ritirare la circolare Salvini che impedisce ai richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale. È l'appello dei giuristi di Italia Stato di Diritto che in conferenza stampa alla Camera insieme a Emma Bonino chiedono di modificare la norma del primo decreto sicurezza. Simona Viola, fondatrice dell'associazione, sottolinea che senza certificato di residenza non ci si può iscrivere a scuola e stipulare un contratto di lavoro e di affitto. Un maxi progetto di formazione e addestramento di oltre 1000 lavoratori dislocati in 21 regioni d'Italia. Parte oggi Sicurap, progetto messo in piedi da CNA e Inail e finanziato dal Ministero del Lavoro. Una campagna nazionale di informazione e qualificazione dedicata ai rischi specifici delle imprese che lavorano nel mondo degli appalti. Si tratta di lavoratori impiegati in ambienti confinati e sospetti di inquinamento come vasche, silos, camini e pozzi. L'obiettivo è ridurre numero e gravità degli infortuni. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.